Siamo con Alessandro Savio del Comitato della Salvaguardia della Valle di San Lucano, promotore e organizzatore di questa giornata. Vogliamo sapere da te, Alessandro, che cosa sta succedendo in questa bellissima valle e le motivazioni che hanno portato alla giornata di oggi. Allora, qua siamo di fronte alla Valle di San Lucano, che è la valle che si estende per 7 km dal comune di Taibon. È una tipica valle alpina che è rimasta integra dal punto di vista ambientale e naturale, e ci sono già 3 impianti idroelettrici e 3 opere di presa in questa valle. A questi si sono sommate altri 4 richieste di ulteriori impianti idroelettrici. Tra l'altro, in un territorio che è al centro delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità, questa cosa noi riteniamo che sia inaccettabile. Questa valle è stata tutelata fin dal 1939 con una legge di tutela ambientale, paesaggistica, ricade sotto tutela SIC e ZPS e ultimamente è stata nominata anche patrimonio dell'umanità al sito UNESCO. Quindi questa cosa delle centrali è ancora più allucinante, fatta in un territorio così prezioso. Certamente, perché andrebbe a incanalare tutta l'acqua che è rimasta in condotte forzate e ne rimarrebbe ben poca che scorre sull'alveo del torrente Tegnas. Perfetto. Con noi, con voi, siamo a dire basta alle centrali in questo bellissimo territorio e ti auguro buona manifestazione. Ciao Alessandro. Grazie a tutti e tutti gli intervenuti, grazie.